Cari amici, eccoci ancora una volta per Cinefollì. Oggi un servizio veramente particolarissimo. Abbiamo la disponibilità di queste fantastiche pecore, questi ovini, e pertanto vi parleremo di sheepdog, questa pratica che ha tradizioni storiche in Gran Bretagna e direi in tutta la Scozia, il Galles, e naturalmente vengono utilizzati dei cani particolari, sono i border collie, questi fantastici cani dall'intelligenza straordinaria che hanno il compito di guidare questi ovini. Naturalmente li vedremo in questo grandissimo field dove vengono mosse queste pecore dall'attività dinamica di balance, di bilanciamento dei border collie, e li vedremo a operare fin tanto che queste pecore verranno messe tutte insieme all'interno di un pen, questo recinto terminale dove vedremo appunto la fine del lavoro di drive. Per fare tutto questo collaboreremo con una mia carissima amica e anche una carissima allieva che si chiama Gabriella, che ci farà vedere tutte le particolarità dello sheepdog. Luca, ti voglio raccontare com'è nata la mia passione. Io sono sempre stata molto appassionata di natura, di animali, piante, tutto quello che è così selvaggio. Da tutto questo il lavoro con i cani mi ha portato pian piano alla passione del border collie, e di seguito a questo il border collie mi ha portato ad avvicinarmi alle pecore. Sono partita con l'agility e con i border collie, e poi piano piano dal border collie ho scoperto che più che l'agility, che esaltava un po' troppo delle cose non naturali, non del tutto naturali, mi sono avvicinata allo sheepdog, che mi avvicinava di più alla natura. Ecco da cosa è scaturita questa cosa di avvicinarmi tanto a lavorare con le pecore. Ho scoperto anche che la pecora è un animale che mi piace molto e che scarica molto lo stress, perché se sei molto agitato e stressato la pecora non ti si avvicina. Quindi da questo ho capito che mi metteva ancora di più in sintonia con la natura e con il lavoro del border collie, che naturalmente lui si avvicina molto a questa sua attitudine naturale. Io con il cane faccio un lavoro molto naturale, sfrutto proprio le sue attitudini, cioè il cane ha l'istinto naturale di bilanciare le pecore e lui naturalmente me le bilancia. Io da questo poi cerco di creare una conduzione con le pecore. Mando il cane, fermo le pecore, mando il cane a prenderle, dandole un'indicazione o destra o sinistra, e lui naturalmente me le riporta. Un lavoro un po' più complesso è quello di spingerle, di mandarle avanti. Quello è un altro lavoro che sto cercando di fare, anche questo con le pecore, con il cane che porta avanti le pecore, bilanciandomele sempre. Comunque il lavoro più bello è quello di vedere il cane che sfrutta le sue attitudini naturali, quello di bilanciarle naturalmente. Senti Gabri, ma qual è lo scopo di questo lavoro? Alla fine dell'opera serve al pastore un'attività di questo genere? Allora, questo lavoro serve proprio dove ci sono le grandi distanze, perché la velocità del border collie fa un lavoro diverso da quello che fa il cane da pastore del gregge che noi vediamo di solito passare. Infatti vedi che lui raccoglie le pecore a grandi distanze e le conduce, invece la conduzione che siamo abituati a vedere è una conduzione piuttosto lineare, dove il cane le tiene solo aggregate. Sì, è l'attività che fa il parestore maremmano abruzzese, che è più un cane da gestione del territorio piuttosto che da drive, come invece il border collie rappresenta. Certo, sì. È tutta un'altra cosa. Infatti questo ha uno scopo più sportivo anche. L'aspetto che riguarda invece il pizzicare, sono alcuni border collie che pizzicano i garretti ai cani. Tendono, sì. Aspetta un attimo. Scusa, posso? Lie down, Ep! Lie down!
a volte pizzicano perché vedono che si agita, cioè la tendenza del cane, la tendenza del cane è di mordere le gambe, i gavetti alle pecore. Sì. Nep, fermati! Ecco, quindi bisogna assolutamente che il cane non lo faccia. Lo fa quando vede che c'è tanta tensione, tanta agitazione, allora parte perché cerca di prenderle, di raggrupparle. Comunque è un difetto, non deve farlo assolutamente. Ci sono anche, ad esempio, dei nell'utilizzo pratico, fanno quello che è chiamato cutting, cioè togliere una pecora dal gruppo per poterla vaccinare, per poterla curare dal punto di vista medico veterinario. Viene utilizzata il border collie anche per questo? Beh, sì, la divisione delle pecore viene fatta col border collie, certo. Infatti la divisione è una delle cose più difficili. Il cutting è molto difficile. Il cutting è molto difficile tagliare, anche perché il gregge tende a stare unito. Certo. Senti, ha una diffusione notevole in Italia questa disciplina cinofila sportiva così agreste e così suggestiva? Adesso sta prendendo molto piede, ci sono molte scuole che lo stanno facendo, però io ritengo che è una difficoltà enorme, è un'attività molto difficile. Vengono utilizzate pecore di razze particolari, ho sentito parlare delle blackface ad esempio, quelle della faccia nera. Sì, sì, ci sono quelle con la faccia nera, altre che sono, vengono usate abbastanza quelle, poi altre razze anche locali, poi ci sono quelle più veloci o qualcosa, un po' di misto qui. E quando nasce un piccolo agnellino come si comporta? Bisogna avere particolari cautele con il border collie al lavoro? Sì, io li metto a lavorare dopo che sono cresciuti un pochino, 2 mesi. Ecco, 2 mesi però io comincio già a farli abituarli subito. Abituarli al cane, sì, al lavoro, sì, con al il cane. Certo. E per dare qualche consiglio di avvicinamento al nostro pubblico, qualche persona che volesse intraprendere anche questo tipo di attività, come ci si deve comportare in Italia? Bisogna appunto cominciare con il cane dopo i 6 mesi. E fargli vedere un po' intanto le pecore, avere molta leadership sul cane, molto controllo, perché inizialmente allora il cane può presentarsi sia in modo molto aggressivo nei confronti delle pecore, quindi ci vorrà molto controllo, oppure addirittura avere anche un po' paura e quindi là bisogna un po' stimolarlo. Ci sono questi due aspetti. Bene, allora amici telespettatori, ringraziamo Gabriella che ci ha ospitato nel suo centro di addestramento. Ancora una volta mi viene voglia di pronunciare la frase magica: la passione è tutto. E questa di oggi è la passione dello sheepdog.